Alberto, una grandissima giornata con i 200 farfalla al nuovo primato del trofeo Nico Sapio e anche il tempo per partecipare agli europei in vasca a porta, e poi non ti sei accontentato, sei andato a prenderti anche i quattro misti. Sì, bene bene, io ero già qualificato, quindi il tempo diciamo che non era importante, era più che altro oggi un buon allenamento sicuramente, perché due gare così vicine in 20 minuti, 200 misti, due delfino e 400 misti, non sono proprio una passeggiata, quindi un ottimo allenamento, un buon test della condizione che direi che è buona, perché sono due ottimi tempi, due buone prestazioni, ho nuotato bene, sono contento di oggi, stiamo lavorando bene, si è visto, e quindi sicuramente contento per i due record, le due vittorie e in generale com'è andata. Hai sentito il calore del tuo pubblico qui nella tua short? Sì, sì, qua è sempre un'emozione particolare, sempre gareggiare in casa è sempre bello, e quindi cerco sempre di dare qualcosa in più per far divertire anche il pubblico oltre me. Guardiamo i prossimi impegni, cosa ti aspetta? Ora finalmente ci sono i campionati italiani a Riccione, che sono la prima prova di qualificazione olimpica, quindi sicuramente gli occhi sono puntati su quella gara, cercheremo di arrivare al meglio della condizione, poi la settimana dopo ci sono gli europei in vasca corta, quindi due appuntamenti molto ravvicinati, da cercare di fare al meglio entrambi e vedere quello che succede. Ancora presto per pensare a Parigi? Beh, ormai bisogna comunque cominciare a pensarci, ora la qualificazione a novembre sarà difficile perché i tempi sono un po' più bassi, però ci si proverà e se si riesce bene, se no ci si riproverà a febbraio e marzo. Lorenzo, la tua prima volta al trofeo Nico Sapio corrisponde a un nuovo primato, davvero una bella gara, ce la racconti? Allora, innanzitutto grazie per l'accoglienza splendida. Sì, come hai detto tu, è la mia prima volta ed aprire questa manifestazione, questo inizio di stagione con un record nella gara regina in un trofeo così storico, la 49esima edizione, sicuramente mi fa molto piacere e mi rende felice. È stata una gara che ho voluto impostare in maniera aggressiva con un passaggio abbastanza veloce, perché dopo il 50 di ieri ero consapevole di stare bene in acqua. Ieri però sono scivolato nella virata nel 50, lì ho lasciato qualche decimo e oggi mi sono concentrato prevalentemente proprio sui dettagli tecnici come le virate. Fortunatamente è andato tutto bene ed è venuto fuori un crono molto soddisfacente per il momento.